Sì, non ho ancora preso niente. La Prosecco per reagire dopo la vittoria della prima giornata, Young Wolves invece per continuare lo streak vincente iniziato nella scorsa settimana. Prosecco Young Wolves quindi che scendono in campo agli ordini del signor Marocco. Scorriamo velocemente le formazioni, partiamo dalla Prosecco con Albertario, Lombardi, Romanelli, Merighi, Albertella, Fantozzi, Recalcati, Barbieri, Torghele e Dagrada. Young Wolves invece con Cesetti, Azzeni, Clemente, Cicco Cioppo, Del Rosso, Sbardolini, Burani, Burini e Centore. Speriamo che sia spettacolo. Siamo pronti, si attende solo il fischio d'inizio di Marocco. Si parte con Fantozzi che cerca subito la conclusione. Impegnato dopo pochissimi secondi il portiere avversario. Si fa trovare pronto Burani. Ancora gli Al Wolves in attacco. Cicco Cioppo serve centralmente a Azzeni, si allarga il numero 4. Centralmente da Centore. Palla sfila, poi ancora per Azzeni. Palla messa dentro, il controllo di Burini, il tiro col destro di Burini. Palla che sfiora il palo e si appoggia sul fondo del campo. Calcio di punizione per gli Young Wolves. Parte il destro di Cicco Cioppo e c'è il gol. Subito il numero 10. A portare in vantaggio i suoi dopo 4 minuti di gioco, bellissima traiettoria. Non ha potuto far nulla questa volta il portiere avversario, che si era fatto trovare pronto nelle precedenti occasioni. 1-0 quindi, Young Wolves. Ancora Azzeni, recupera palla, dialoga con Burini, va via Azzeni, ecco il destro, trova anche il 2-0 Young Wolves. 7 minuti sul cronometro, doppio vantaggio per gli All Blacks. La strada si fa in salita ancora una volta per la Prosecco, vediamo se riusciranno a reagire subito o sarà debacle per gli azzurri. Si incarica questa volta Burini della battuta. Tre uomini in barriera per Recalcati, fischia Marocco. Parte la rincorsa di Burini con il destro, cercato lo stesso angolo di Cicco Cioppo. Si fa trovare pronto questa volta Recalcati. Palla messa dentro per il tentativo di testa di Cicco Cioppo, che non trova la porta. Ancora palla lì, fa partire il destro Cicco Cioppo, stesso angolino del primo gol. E 3-0, questa partita si trasforma in una montagna da superare per la Prosecco. 3 gol di svantaggio dopo 13 minuti di gioco. Serve adesso davvero una scossa agli uomini di Fantozzi per riuscire a ribaltarla. Palla battuta da Fantozzi, fischia Marocco, parte la rincorsa di Fantozzi, palla alta. Bravissimo Del Rosso, cerca e trova Burini, numero di Burini, si allarga poi su Azzeni, che ha spazio per andare attaccato adesso. Clemente ha spazio, sale anche Centore, può addirittura caricare il destro, lo fa Centore, controlla Recalcati, tiro troppo debole di Centore. Recalcati poi serve subito Fantozzi, non la tiene in campo Barbieri. Parte il corner, palla testa in area di rigore, troppo alta per tutti. E si chiude qui il primo dei due tempi regolamentari, 3-0 Young Wolves. Sarà tutto da rifare nel secondo tempo per la Prosecco, che deve cercare un recupero disperato a questo punto. Si riparte dunque dal 3-0 per gli Young Wolves con questo tentativo di Del Rosso direttamente dal calcio d'inizio. Cicco Cioppo ha spazio per calciare, lo fa Cicco Cioppo, c'è stata la deviazione di Tagrada che ha messo in difficoltà Recalcati. Altro calcio d'angolo per gli Young Wolves che alzano ancora la pressione. Adesso Del Rosso riceve il pallone, cerca il dribbling, serve ancora Sbardolini, Pareto Giamia che si chiude, palla che poi arriva a Cicco Cioppo, si allarga al 10, ancora Cicco Cioppo, il numero, cerca poi Centore che ha spazio, controlla Centore, poi fa partire il destro,
E palla che sfila ancora alla destra del portiere avversario. Altro brivido per Recalcati. Riparte subito Fantozzi, ma non riesce. Riparte ancora la Prosecco da Grada sulla destra per Romanelli. 10:30. Fantozzi, si gira Fantozzi, mette il pallone al centro. Ripartono ancora i lupi con Clemente che si fa tutto il campo. Serve poi Cicco Cioppo che appoggia per Centore che non tira, ma invece allarga per Sbardolini. Respinta del palo, poi si riparte per la Prosecco, c'è Fantozzi in avanti. Occhio a Fantozzi che calcia e il pallone finisce in porta. Si accorciano le distanze, 3-1 fra Young Wolves e Prosecco. Grandissimo il destro di Fantozzi. Vediamo se sapranno recuperare le due reti di svantaggio negli ultimi minuti. Riparte ancora la Prosecco. Uomo, uomo! Serie di rimpalli al centro del campo. Fantozzi adesso cerca il pallone in profondità per il tentativo di destro di Merighi che non trova lo specchio della porta. A un passo dal gol del 3-2 la Prosecco. Parte la rimessa, pallone per Del Rosso, davanti al portiere il pallonetto di Del Rosso, palla che si insacca e c'è il gol del 4-1, chiusa virtualmente la partita e chiusa anche realmente perché c'è il triplice fischio di Marocco che mette fine alle contese. 4-1 quindi per gli Young Wolves, Prosecco ancora a secco, seconda vittoria consecutiva invece per gli All Blacks.